Buonasera e benvenuti in questo nuovo video su Pokémon Fire Ash. Io sono sempre Glacial Sphere ed oggi esploreremo quella che è Navel Island e forse arriveremo anche addirittura a battere la palestra di Navel Island, appunto, che è questa su cui siamo ora. Siamo appena arrivati con il traghetto di Lapras e direi di entrare in questo centro Pokémon. Curiamoci Pokémon. Nel frattempo io ho dato il condivido esperienza a Lapras e parliamo a questo tizio. Ho provato a battere la palestra, ma era stato troppo difficile per me. Niente, questa è una pippa colossale. Sei già stato nella zona Safari di Kanto? Ho sentito che stanno lavorando per espanderla. Interessante, dovremmo tornarci. Non uso mai questa cosa, prendila tu. E ci dà la Soft Sand, che, se ben ricordate, aumenta la potenza delle mosse di tipo terra, se tenuta da un Pokémon. La vedi quella montagna laggiù? La palestra è proprio sulla cima. Infatti qui in fondo c'è proprio una montagna, dovremmo entrarci per arrivare alla palestra. Parliamo anche a te. Sei pronto per questo? E ci dà la MT 83 World Cup, così, a caso, vai. Vuoi un indizio sul capopalestra? Certo. Danny doesn't have a set type like most gym leaders. Danny, che è il capopalestra, non ha un tipo specifico come la maggior parte dei capopalestra. Però ha un po' di Pokémon di tipo terra. Ok, entriamo in queste due casette, le uniche casette su quest'isola. Salve. Ah, se vuoi combattere la palestra dovrai scalare la montagna. Giustamente, dovrei scalare per arrivare fino lì. Ehi, cosa? Ok. Ci è voluto un po' di giorni, ma finalmente ho imparato la mossa pugno, fuoco pugno. Vorresti che ne insegnassi uno dei tuoi Pokémon? Sì, vorresti che ne insegnassi te, meglio magari di uno dei tuoi Pokémon. Fuoco pugno non è male. Vediamo se magari potrei insegnarla a Charizard. È comunque un 75 fisico, però Charizard abbiamo visto che ha più attacco speciale, quindi assolutamente no. Via. No. Ok, perfetto. Non voglio insegnarla. Tu invece cosa mi insegni? Perché lui ci dice solo che Danny è il capopalestra qui. Pugno di ghiaccio, com'era? Gelo pugno, esatto, gelo pugno. Beh, potrebbe impararla a Squirtle, eh? Non sarebbe male. Al posto di Shell Smash, per esempio. Dato che Squirtle non ha la resistenza. Fosse un Blastoise, terrei Shell Smash perché distrugge tutti. Però un bel Ice Punch, eh? Non sarebbe male al posto di Shell Smash. Direi di insegnarglielo. Ecco fatto. E tu invece insegni Thunder Punch, tuono pugno. Vai, andiamo ad insegnarlo magari a Pikachu. Beh, Charizard con tuono pugno, oddio. Però Pikachu ha già Wild Charge. Che in caso potrei reinsegnargli con il ricorda mosse con la scuola cuore. Perché Wild Charge comunque dà recoil, dà danno da contraccolpo praticamente. Mentre tuono pugno no, ha 15 punti a 15 punti di potenza in meno, ma potrebbe anche paralizzare. Certo che il locomo volte di Pikachu è iconico, non vorrei toglierglielo. Double Kick non è male come mossa di coverage, però quasi quasi potrei rendere questo Pikachu un full elettro. Un full elettro, certo se si trovasse contro un Pokémon tipo roccia, o terra se non sbaglio, non roccia, sarebbe nei guai, non potrebbe proprio colpirlo. Perché Nuzzle mi serve per la paralisi certa. E in più fa anche danno, quindi ottimo. Electro Ball per un attacco speciale mi serve. Wild Charge e il Locomovolt e non vorrei toglierglielo. Facciamo questa cazzata e gli togliamo Double Kick? Tanto non lo usiamo mai Double Kick. Dai, togliamogli Double Kick. Insegniamogli Tuono Pugno. Ecco fatto. Via. E andiamo così. Verso nuove ed entusiasmanti avventure. A questo punto possiamo entrare nella Navel Rock, credo si chiami questa. Trainers are in there to get stronger. Be careful. Gli allenatori dentro sono lì dentro appunto per diventare più forti. Stai attento. E in questa zona potrò trovare un sacco di Pokémon nuovi da catturare. Vediamo se ho abbastanza Pokéball. Sì, dovrei averne prese, infatti. Allora, chi mettiamo davanti? Chi mettiamo davanti? Bulbasaur, non penso proprio.
Lapras ha dato il condivido esperienza perché vorrei farlo salire un po' di livello, e dato che i miei Pokémon sono comunque abbastanza overlivellati per tutte le catture che ho fatto. Potrei mettere davanti Pidgeot? Oppure addirittura Pikachu no. Pikachu no, dove c'è tutti i Pokémon di tipo terra, direi non mettere Pikachu, che ora sono mostri di tipo elettro. Mettiamo Pidgeot. Vai, andiamo. C'è uno strumento qui? Nope. Proviamo ad andare di qua. C'è un'allenatrice. Si è preparata per questo piano. Ah, perfetto, ha messo davanti Pidgeot contro un Raichu. Allora, proviamo comunque ad attaccarlo, oppure cambia Pokémon. Mandiamo Bulby? Mandiamo Bulby, dai. Non voglio subito perdere il mio Pidgeot. Ah, avrebbe usato Mega Pugno, ok, l'avrebbe retto meglio Pidgeot. Andiamo con Leech Seed. Niente, oh. Questo Raichu usa solo un mega pugno, va bene. A questo punto rimando Pidgeot. E vedrete che adesso tirerà un colpo elettro potentissimo che me lo shotterà. Ok, no, mega pugno, vedete che lo regge molto meglio. E per di più gli ho messo parassisteme. Quindi una sentenza di morte. Potrei usare volo, però non dovrebbe essere molto efficace. Eccolo che arriva il colpo elettro. Ritorno però dovrebbe bastare. Ah, che culo con il parassistema. Gli allenatori qui dentro sono forti, niente da dire. Allora, Jinx, tipo ghiaccio. Tipo ghiaccio, direi di mandare Charizard. Vada, signor Charizard. Nel frattempo vi invito a lasciare un bel mi piace al video, a commentare e ad iscrivervi al canale, come al solito, le solite cose. Flamethrower e Jinx ci saluta. Sì, con il verso più lungo del mondo, che è Lapras a livello 41, Hitmonchan. E contro Hitmonchan direi di mandare Pidgeot. Un volo dovrebbe bastare, essendo anche abbastanza overlivellati per questa zona. Fly. Fire Punch mi stava per usare. Mi dispiace, Hitmonchan. Non mi ha colpito. Clefable. Ok, mi servirebbe una mossa di tipo lotta che non ho. Potrei provare a mandare Lapras. Oppure direttamente Pikachu. Oppure lasciare Pidgeot. Perché no? Lascio Pidgeot con ritorno, che dovrebbe fare un danno abbastanza buono. No, si è innamorato. Niente, qua bisogna cambiare. Bisogna cambiare e mettere. Tra l'altro, Lapras è il primo Pokémon femmina della nostra squadra. Bisogna mettere Charizard. Leviamolo subito dalle balle questo Clefable. Sì, continua ad aumentarti le difese, tanto ti colpisco un attacco speciale e ti mando. Oh, attenzione, non lo mando da nessuna parte, anzi, mi ritorna al lanciafiamme. Niente, Dragon Breath, via. Ah, non effetto perché è tipo folletto, è vero, è vero. Come vi ho ricordato anche nelle scorse puntate, io dalla sesta generazione in poi non è che sappia poi così tanto, perché non ne ho giocati molto. Quindi, insomma. Ok, contro Chansey, ottima difesa. Avrei mandato Bulbasaur con Toxic e Parassisteme contro Chansey. Proviamo a mandare Lapras. Proviamo a fargli fare un combattimento vero e proprio a Lapras. Ok. Con Ice Beam. Ok. Sdoppiatore mi ha usato. Non gli facciamo nulla, proviamo Surf. Non gli facciamo niente. Body Slam. Body Slam dovrebbe anche paralizzarlo. Oh, Body Slam gli facciamo, eh. Poca difesa, signor Chansey. Poca difesa. E Lapras a livello 42. Abra, lasciamo Lapras. E usiamo di nuovo Body Slam. Tra l'altro Abra è uno dei Pokémon che potremmo trovare in questa grotta, se non sbaglio. Mi sento creativa. Boh, va bene. Sentiti pure creativa. E qui dentro possiamo trovare un po' di roba interessante. L'Helix fossile. E un Pokémon selvatico. Un Abra, per l'appunto. Proviamo a catturarlo, ovviamente. Tanto gli tiriamo una Pokéball così. Per sport. Se entra bene, se no userà teletrasporto e se ne andrà, immagino. Anche se a livello 37 potrebbe conoscere forse anche qualcos'altro. Teletrasporto. No, se ne va. Addio. Qui troviamo il domo fossile, dovremmo tornare a Plumbeopoli.
revitalizzarli. E qui un PP up. Non ricordo se ci sono degli strumenti invisibili qui dentro, però c'è un Pokémon selvatico di nuovo. Un Machop che non abbiamo ancora, quindi direi di provare a catturare usandogli. Forse un ritorno allo sciotto. Proviamo comunque. Ok, l'ho shottato, niente. Addio, Machop. È stato divertente. Per me, ovviamente, non per te. Qui non c'è nessuno strumento invisibile. Qui nemmeno. A questo punto, guardate, ne approfitto per uscire dalla grotta. Lì effettivamente era solo un modo per darci i fossili. Quindi sappiate che se state cercando i fossili in Pokémon Fire Ash, sono nella nave Le Rock. Ok, curati, perfetto. Così almeno anche il nostro Bulbasaur è di nuovo attivo e usabile. E possiamo continuare. Forse qui c'è uno strumento invisibile. Volevo prendere quella roccia a sinistra, ma Dugtrio mi ha impedito di farlo. Proviamo a prendere Dugtrio. Ritorno non dovrebbe ucciderlo, credo. No, niente, muore. Difesa inesistente anche per Dugtrio. Qui non c'è uno strumento, niente. Forse però nella prima. Aspettate, perché gli strumenti invisibili ce ne sono parecchi in questa zona. Un Cubone, bello! Bello Cubone, però ho capito che ormai PG8 li shotta tutti, ma andiamo a Bulbasaur. E usiamo Toxic. Dai però, non iniziare. Guarda, me lo shotta. Ah, usiamo Leech Seed per recuperare un po' di vita, che okay, Focus Energy va bene. Ecco fatto, sì, intanto recupero vita e Toxic. Così gli mettiamo anche un problema di stato. Poi tiriamogli una bella ball. Pokéball, vai! Niente, è uscito. Beh, finché usa Focus Energy a me va bene. Perde un sacco di vita, perché è iperavvelenato. E in più Bulbasaur la recupera. Ok. Vai, proviamo. Altra Pokéball. Dai, entra Cubone. Bravo. E Bulbasaur al 48. No, non diamo soprannome a Cubone. Qui non c'è nessuno strumento. Niente, allora proseguiamo. Qui potrebbe esserci uno strumento invisibile. Ok, un Ekans non è di mio interesse, quindi fuggirò. Qui, esatto, Max Revive. Eccolo, lo strumento che cercavamo. Altri Pokémon selvatici. Potrei incontrare dei Pokémon appunto che non ho ancora catturato come Dugtrio. Quindi provo a lasciare appunto i Pokémon selvatici. Non userò repellenti. Mandiamo Lapras per indebolirlo. Sandstorm, ok, con un effetto bruttissimo. E usiamo Brim, potrebbe shottarlo. Usiamo Body Slam, non dovrebbe shottarlo. Ok, non l'ha paralizzato, peccato. Però proviamo a catturarlo. Usiamo una Premier Ball per Dugtrio. Sarebbe possibile trovare anche Diglett, da quello che so. Dai, stava per entrare. Nell'Apras intanto si prende le botte dalla terra, dalla sabbia. Usiamo un'altra ball. E niente, continua ad uscire. Ma ce lo fa apposta? Proprio infame questo Dugtrio. Proviamo con una Mega Ball. Dai, entra, manco fosse un leggendario. Niente, sempre tre ne fa. Mi dà proprio il... La speranza mi dà. La speranza di poter essere catturato e poi esce. Ok, perlomeno questa volta è uscito subito. Il problema è che Lapras tra poco ci lascia. Dai, Dugtrio, entra, non fare storie. Questo vi ricordo che sto catturando questi Pokémon perché ho intenzione di provare a fare una sorta di Living Dex in questa Acrom, ok? O meglio, non è un Acrom, è un Pokémon Fun Game, che è una cosa diversa. Voglio provare a fare un Living Dex. Magari anche solo della prima generazione, adesso vediamo. Ok, preso. Bene, possiamo continuare.
E c'è una scaletta lì. Un Cubone l'abbiamo già catturato, quindi possiamo fuggire tranquillamente. Via. Ok, vediamo, quali altri allenatori o cose ci aspettano qui? Uno Zubat a livello 36 non è malaccio da prendere per avere Golbat, o meglio Crobat, ma lasciamo stare. Magari più avanti avremo un'altra occasione di prendere direttamente Crobat. Vediamo chi incontriamo ora. Un Graveler di Alola. Che cosa è interessante. Usiamo Ritorno, non dovrebbe fargli quasi nulla, esatto. Ah, lui ha Thunder Punch, però è vero, è vero, è vero. È un po' come tipo Elettro lui, dannazione. Andiamo Bulbasaur. Graveler di Alola mi interessa, eh. Sì, vabbè. Cioè, questa mossa qua è distruttiva. Cioè, mi ammazzo ogni volta i Pokémon, non è possibile. Usiamo Leech Seed. Steltrock, buono. Non me lo ammazza perlomeno ora. E noi lo curiamo. Allora, andiamo nei rimedi, medicine. Super pozioni ne abbiamo? Sì, andiamo. Super pozione. Ah, autodistruzione. Merda. Sei proprio un infame. Sei proprio un infame. E niente, sono andati 3 punti esperienza a casa la gente, ma io vorrei avere il mio Bulbasaur, quindi torno al centro Pokémon, frega niente. Torno al centro Pokémon, nel frattempo posso incontrare altri Pokémon, come un Dugtrio, che non mi interessa sinceramente combattere, quindi addio. Dopo tutto quello che mi hai fatto passare prima, ti ammazzo molto volentieri. Ok, torniamoci tanto proprio qui fuori, letteralmente al primo piano, e non voglio appunto che il mio Bulbasaur sia morto subito, perché non potrei usarlo, non potrebbe prendere esperienza. Vai, curiamoci. Tanto ci mettiamo tipo 2 minuti a fare questa cosa, quindi niente di che. E ritorniamo a Naveler Rock. Primo piano. Tra l'altro qui dentro è possibile anche incontrare un certo Pokémon molto interessante. Di canto, ovviamente. Ok, non abbiamo incontrato nessuno per ora. Buono, siamo tornati direttamente qui. Senza colpo ferire. Un altro Graveler di Alola che potrebbe avere autodistruzione. Bella, 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 bella merda. Forse Charizard potrebbe resistere alla sua autodistruzione, ma andiamo Charizard. E usiamo Lanciafiamme, non dovrebbe ucciderlo in teoria. Però dai, cioè non è possibile. Mi uccide tutti i Pokémon questo tipo. C'era un modo di counterarlo. Non ho assolutamente modo di counterarlo, dovrei mandare Mach. Dovrei avere Mach. C'è Rock Blast che è una mossa potentissima. Guarda, wow. Usiamo gli Seed Bomb. Ok, Steltroc. Proviamo a catturarlo ora, eh. Ultra Ball direttamente. Vediamo se si riesce a prenderlo. Ah, cattura critica! E dai, un po' si gode, eh. E un po' si gode. Buono. Sì, abbiamo diviso i punti esperienza tra tutti. No, non voglio dargli i nomi. E si va. Allora, a questo punto, guardate, do solamente una. Dov'è? Una super pozione a Charizard, che è quello che ha subito di più, e anche a Bulbasaur, dai. Charizard poi dovrebbe stare bene per conto suo. E proseguiamo. Altro Pokémon, altro giro, altra corsa, è un Dugtrio. Niente, Dugtrio si può tranquillamente eliminare così, prendendo anche un po' di punti esperienza che perlomeno vanno dati a Lapras. Quello che mi interessa è che Lapras prenda punti esperienza. Altra allenatrice, vai! È così buio! Oh, a me non sembra così buio, non dovevo nemmeno usare Flash. Niente, lei manda Jolteon. Quindi altra pessima mossa mandare Pidgeot come primo Pokémon. Direi di mandare Pikachu. Pikachu dovrebbe comunque essere in grado di battere questo Jolteon, eh. A Pin Missile. Pin Missile, che sarebbe Missile Spillo. Va bene. Noi usiamo Thunder Punch. Discharge, wow. Ah, lui a volte absorbe. Ok, no, Pikachu è proprio l'ideale del non Pokémon che dovremmo mettere. Ora, se lui usa di nuovo Pin Missile, sono una merda perché dovrebbe essere super efficace su Bulba. Ok, una Thunder Fang. E mi ha paralizzato, vabbè, questa però è sfiga. Usiamo Toxic subito. Ok, buono.
avvelenato. Iperavvelenato, anzi. E vediamo il C-Seed se va. No, paralizzato, dannazione. Però ora possiamo giostrarcela un po' così. Possiamo curare questo Bulbasaur. Abbiamo una ricarica totale? Full restore, vai. So che sembra uno spreco, però d'altronde cioè, abbiamo gli strumenti, usiamoli. Non paralizzarmi di nuovo per ora. Vabbè, però sei una merda. Cioè, non è possibile. Boh. Rich Seed. E lo evita. E giustamente. Tanto morirà dal veleno, eh. Ok, Pin Missile non è super efficace. Mi ero sbagliato. Niente, paralizzato di nuovo. Però tu morirai dal veleno. Quindi a questo punto mi curo un'altra volta il mio Bulbasaur direttamente in battaglia. Ecco fatto. Sì, usami pure Pin Missile. Muorici, Jolteon. Cioè, guardalo. Guardalo, me lo ammazza, eh? Cioè, è fortissimo. A parte che Jolteon, vabbè, è uno dei Pokémon più forti della prima generazione. E ci sta, ok. Però ammazza, oh. Jigglypuff, ok, mandiamo Lapras. Contro Jigglypuff? No, non voglio andare nella mia borsa, ma voglio usare Brin. Hyper Voice, scusa, niente male. Usiamo Surf. Dai, però, potevi morire. Usiamo Ice Beam. Via. Victree Bell. Lasciamo Lapras. E usiamo Ice Beam. Ok, usa Profumino. Però noi con Ice Beam gli facciamo parecchio male. Un altro profumino, ma non interessa. E via, Ice Beam. Buono. Cioè, buono, mi ha quasi disintegrato la squadra questa con il suo Jolteon. Ma dettagli. Abbiamo un'antiparalisi da usare prima. Eccolo qua, Paralyzial. Su Bulba. E super pozioni. D'altronde, Bulbasaur è stato disintegrato, annichilito proprio. Pikachu. Beh dai, dammi una super pozione anche a lui. E anche a Lapras, dai. Anzi no, Lapras è abbastanza tanky, non è un problema. Proseguiamo. Un altro allenatore? No. Lui è solo qui per esplorare. Boh, va bene. Va bene, ok. Oh, un Graveler vero, non un Graveler di Alola. Vediamo se riusciamo a catturarlo così al volo, eh. Facciamogli un ritorno. Bulldoze, non ha effetto. Un altro ritorno. Ok, Stealth Rock non mi interessa, è un altro ritorno, non dovrebbe ucciderlo in teoria. Esatto. E niente, usa autodistruzione. Proprio una merda, eh. Cioè, quando ero pronto per catturarlo, niente, si autodistrugge. Infame. Proseguiamo allora. Qua però c'è un altro allenatore prima di proseguire. Che fa la guardia ad uno strumento, che è un Cloyster. Potrebbe avere mosse di tipo ghiaccio, questo, quindi attenti. Direi di cambiare e mandare Bulbasaur. Però se ha mosse di tipo ghiaccio sono nella merda comunque. Beh, andiamo comunque Bulbasaur, dai. Water Gun, perfetto. Avrei potuto lasciare anche Pidgeotto. Seed Bomb. Finché si usa solo Water Gun. Però non gli facciamo quasi nulla, eh. E d'altronde Bulbasaur che non si evolve inizia a farsi sentire. Inizia a farsi sentire il fatto che sia un primo stadio a livello praticamente 50. Ok, Lapras al 44. Charmeleon, ottimo. Lapras è tutto tuo. Vai. Giustamente le spikes hanno fatto male e noi useremo Surf. Flamethrower non dovrebbe farci molto. Ok. Dai però, che palle. Niente, è morto. Via così. Il Pokémon che dovevo allenare è morto. Perché? Perché ha rollato alto. Mandiamo Squirtle allora. Prende il danno delle spine. Va bene. E userà Surf. Ha Turbofuoco? Ok. Via. Perlomeno livello 48 per Squirtle. Che vuole evolversi, ma non lo facciamo evolvere. E qui sotto c'è uno Star Piece. Che ci prendiamo volentieri. Niente, Lapras è stato ammazzato. Vediamo se possiamo curare dei Pokémon nel frattempo. No, direi che stanno bene così. Continuiamo così, dai.
Qui chi abbiamo? Continuiamo in questa zona che è comunque abbastanza lineare, eh? Una perla, ottima. Altri soldi che entrano nelle nostre tasche. E qui abbiamo un'allenatrice, penso sia un'allenatrice, a meno che sia anche lei qui solo per esplorare. Un altro Zubat. Tecnicamente dovrebbe essere raro uno Zubat, non so perché abbia usato Fly. Vuole usare il ritorno per ucciderlo velocemente. Niente, via. Salve. Ho appena combattuto contro un potente specialista dei Pokémon tipo acqua. Aiutami ad essere potente come lei. Che si riferisca a Misty oppure a Sissi, la nuotatrice marina. Ok, Tentacruel contro Pidgeot. Usiamo volo. Cos'è che mette lui Brina? Ok, va bene. Ah però. Il signor Tentacruel, eh? Andiamo Pikachu. Che chiuderà la pratica con un Thunder Punch. Psyduck, lasciamo Pikachu. Wild Charge. Via. Prenderà un po' di recoil, ma va bene comunque. E Starmie, lasciamo Pikachu. Wild Charge di nuovo. E addio. Altro recoil. That was close. Boh, ti ho disintegrata. Qui non ci sono strumenti invisibili, mi sa, e volevo andare via senza incontrare. Oh, eccolo il Pokémon di cui parlavo prima. Questo è relativamente raro. E proveremo a catturarlo. Vediamo se ha Assorb Evolved. Ok, no. Ha statico, va bene. Statico me lo posso gestire. Allora, per tankare i suoi colpi non abbiamo nessuno. Quindi dobbiamo sperare che entri subito nella Pokéball, altrimenti è un casino. Usiamo una Ultra Ball. Che portarci a caso nell'Ectabuzz non è per niente male. Vediamo, niente, non entra. E finché continua a usare questo, va bene nel momento in cui poi ci attacca, però ci disintegra. Nel momento in cui ci fa un solo attacco fisico, ci apre. Quindi deve entrare ora. Perfetto. E l'Ectabuzz è stato catturato. Ottimo. E scendiamo di qui, o meglio saliamo. Altro allenatore, è un avventuriero, quindi potrebbe avere dei Pokémon tipo terra oppure roccia. Ma andiamo davanti Bulbasaur. E diamoci una curata perché ci hanno disintegrato due dei nostri Pokémon più tanky, ok? Quindi attenti, eh. I'm raring to go. Ok, non so cosa voglia dire rarin. Ha un Marowak lui. Ah, di Alola. Quindi anche di tipo fuoco. Mannaggia. Usiamo Toxic. Ecco fatto. Diamogli una sentenza di morte. E poi se sei anche di tipo fuoco, direi di mandare Squirtle. Vediamo se resiste ad un suo attacco. Stomping Tantrum. Ok. No. Voglio attaccarlo con Aqua Tail. Dimmi che non ti ammazza, perfetto. Buono. Morto. Too fast, troppo veloce. Boh, va bene. Too fast, too furious. Qui c'è uno strumento? Nope. Scendiamo allora. Terzo piano. Forse qui c'è uno strumento, sì. Una Firestone, ok. Diamo una curatina a Pokémon, vediamo se troviamo un altro allenatore, in caso gli diamo la curata. Qui non sembra esserci nulla. Pokémon selvatico. Un Cubone, ok, Cubone non è un problema. Run, via. Ok, qui però c'è un altro allenatore. Quindi la curetta serve, almeno Bulbasaur. Super pozione e a Squirtle. Diamole. Le abbiamo comprate, usiamole, è inutile tenerle, via. Dai però, Pokémon selvatico del cavolo. Un altro Cubone. Proviamo ad attirarlo giù con Seed Bomb, così che da avere magari un po' di esperienza per arrivare al 49. Peccato che abbiamo preso un colpo che ci ha disintegrato la vita, ma dettagli. Un'ultima sfida prima della palestra. Ok, signor avventuriero. Hiker David, con Graveler.
Seed Bomb. Che gli abbiamo fatto male, ma lui ci farà molto più male con Earthquake. Giusto così. Giusto così. Ma andiamo Squirtle. Allora, Aqua Tail. E addio. Magmar, lasciamo Squirtle. E usiamo Surf. Ok. Calcio basso, lì colpo basso, non mi fa quasi nulla. Anche perché sono un Pokémon molto leggero e fa danno in base al peso del Pokémon avversario, se non ricordo male. Ok, e PG8, beh, è un lavoro per Pikachu PG8. Soprattutto PG8, cioè non è ancora PG8 a questo livello del gioco. Va bene. E una Wild Charge dovrebbe bastare. Bastava probabilmente anche un Thunder Punch, eh. Però per essere sicuri di ammazzarlo in un colpo. Danny è molto diverso, stai attento, va bene. Vorrei vedere cosa c'è qui sotto prima di uscire dalla grotta. C'è un Dutrio. Ok, via. Ah, c'è troppo arena questo, mannaggia. Non posso, no, non dirmi che non posso cambiare Pokémon. Ok, dovrò uccidermelo. Perché non posso colpirlo. Vai, uccidimelo. C'è poco da fare. Perché anche con doppio calcio, quindi probabilmente non l'avrei ammazzato comunque. Ecco, t'ho paralizzato, infame, ti sta bene. Io per vendicare Pikachu, questo lo uccido. Squirtle, vai. Tra l'altro è il livello 39, altissimo. Aqua Tail. Ecco, paralizzato e ti sta bene. Via. Che qui sotto c'è uno strumento, magari? Forse invisibile, però visibile non c'è nulla. Nekans. Che... Si prende un lanciafiamme in faccia? Sì, si prende un lanciafiamme in faccia. Addio, Ekans. Addio alla Poelcans. Ah, un'altra scaletta, eh? Scendiamo, vediamo cosa c'è qui. Vediamo, eh? Potrebbe esserci uno strumento. Sicuramente ci sono un botto di strumenti invisibili qui. Faccio solo un tentativo. Ok, cercando nella roccia che ho qui vicino. Se non c'è niente, esco dalla grotta andando su. Ok, qui non c'è nulla, andiamo via. Via da qui. Sicuramente c'è un qualche strumento invisibile da qualche parte, ma non ho voglia di star qui a cercare all'infinito. E usciamo dalla nave del Rock. Ah, un Golbat. Oh, interessante questo, eh. Se non muore al primo colpo, provo a catturarlo. Dragon Breath. Oh, ammazza se non muore al primo colpo. No, non avere armi. Grazie. Grazie, Golbat. Sempre un piacere fare affari con lei. Allora, proviamo a catturarlo. Ultra Ball. Dovrebbe entrare. Ha paralizzato vita rossa. Alla fine un Golbat dovrebbe entrare, in teoria. Ok, buono. Altro Pokémon che si aggiunge al nostro Pokédex. No, non voglio dare il soprannome. Ok. Perfetto. Usciamo da questa grotta. Subito, per favore, no. Un ultimo Pokémon selvatico, un Nekans. Che rompe le palle. E ci usa pure prepotenza su un Charizard. Ma come si permette? Oh, finalmente siamo usciti. Qui possiamo curarci. Perfetto. Ed ora abbiamo di nuovo la squadra in sesto. Completamente in sesto. E possiamo andare a battere il capo palestra, che penso sia tu. Sì. You climbed all the way up here. Good. You passed my first test then. Hai scalato fino a qui. Bene, hai passato quindi la mia prima sfida. Ora andiamo nella vera battaglia. Ok, non so quanti Pokémon ne possa mandare. Però se lui usa Pokémon di tipo terra, direi di mandare Lapras. Sicuro. Pikachu nuovo, ovviamente. Poi Charizard è comunque un Pokémon da mandare sempre. E Pidgeot no, potrebbe non essere male, eh. Vai. Ah, 4? 5? Lo posso mettere? Ok, 5. Allora mandiamo tutti tranne Pikachu. Perché se usa Pokémon di tipo terra, Pikachu è completamente inutile. Sarà un 5v5 contro Danny. Che manda in campo un Nidoqueen. Oh, interessante Nidoqueen, eh. Però dovrebbe prendere un bel po' di danno da Surf. Super Power mi fa malissimo. Mannaggia. Mannaggia lui. Super Power dovrebbe essere roccia, se non sbaglio.
Mi sa che il nostro Lapras ci saluta già ora, eh. Sì. Niente da fare, Lapras, mi spiace. Non volevo sacrificare altri Pokémon. A questo punto manderei contro di lui Squirtle, o meglio contro di lei. E con un Aqua Tail dovrebbe risolvere la situazione. Ecco fatto. Ok, Geodude. Potrebbe avere autodistruzione. Lasciamo comunque Squirtle, che in caso potrebbe reggerlo. A vigore, ok. Double Edge. Si suicida, perfetto. Altro Pokémon andato. Siamo 2-1 per noi. Machoke. Assolutamente Pidgeot. Tipo lotta, ovviamente. Questo chiama Pidgeot. Che userà volo. Bulk Up. Attenzione, si aumenta l'attacco e la difesa. E poi viene sostituito, attenzione, Bill Switchin. Per far prendere un volo in faccia a Scyther. Questa non l'ho capita. Anche perché il volo è super efficace su Scyther e in più ha annullato il suo setup. Boh, va bene. Lasciamo Pidgeot e usiamo di nuovo volo. Vediamo cosa fa lui. Dual Chop, niente, ci ha provato. Che sarebbe Incrocolpo se non sbaglio. Bulk Up, sì, potenzia, ma noi usiamo Wing Attack. E addio, Machoke. Perfetto. Tailwind. Cos'è vento in coda? Che aumenta la velocità di tutti i Pokémon? È una mossa da campionato mondiale, ma non da run di Fire Ash. Ok, Electrode. Pokémon tipo elettro. Mandiamo Charizard e speriamo che Electrode non abbia levitazione. Se non ha levitazione, gli tiriamo un terremoto in faccia e lo disintegriamo. Car Discharge dovrebbe reggerla, sì. Ok, non ha levitazione, perfetto. Ah, non muore però. Proviamo con Flame Thrower. Niente. Mi ha ucciso Charizard Electrode. Manderemo Bulbasaur allora. Bulbasaur che con, per quanto debole sia, Seed Bomb dovrebbe tirarlo giù. Ok. Pure un colpo critico gli ha fatto, bene. Wow, sei davvero un... You're quite the trainer, sei tu l'allenatore o una cosa del genere. E vinciamo 9000. Squirtle si vorrebbe evolvere, ma no. Ti sei guadagnato la medaglia Sea Ruby, ovvero rubino del mare. Perfetto, e anche questa MT Ice Beam, che è potentissima. Ovviamente. I hope you continue to train as hard as you did in the mountain. Spero che tu continuerai ad allenarti così tanto, così duramente come hai fatto nella montagna. Ovviamente. Noi ora mettiamo davanti. Sì, va bene, lasciamo davanti il nostro Bulbasaur e torniamo all'entrata della grotta. Allora, se non sbaglio, si può andare di qui e si può scendere. No, così sto tornando indietro. Si torna indietro dall'altra parte. Ok, ovviamente incontreremo dei Pokémon selvatici, ma fa niente. Ah, Machop tra l'altro lo possiamo catturare. Quindi direi di concludere in bellezza catturando questo Machop. Che uso Bulk Up. Bag. Premier Ball, vai. Dovrebbe entrare un Machop di vita gialla, cioè non è niente di che alla fine. Perfetto. E il Living Dex si espande. Vai. Perfetto. Si può uscire qui dietro, cioè dietro di lui. Un altro Cubone non mi interessa, grazie. Vorrei solamente uscire ora. Ma non voglio sprecare un repellente massimo per questa cosa. O meglio, si esce da qua, giusto? Ok, mi sa che userò le repellente, altrimenti non esco davvero più da questa grotta. Prima di tutto ammazzo questo Cubone, molesto. Perché comunque mi fa un danno atroce. E poi userò un repellente. Tanto mi sa che i Pokémon che volevo catturare qui dentro li ho catturati bene o male tutti. Tranne uno che è rarissimo. Ce n'è uno che è rarissimo. E sarebbe... Allora, vediamo se abbiamo altri super repellenti da usare prima. Sì, vai. Sarebbe Voltorb. Ecco, vedi, c'è la scaletta qui dietro. Voltorb è super raro in questa grotta, ma vabbè, cioè, non... penso avremo altre occasioni di prenderlo, sinceramente. Ok, e si può uscire? Sì, da qui. Eccoci fuori. Tu dici qualcosa? No, niente. Anche se ho appena battuto la tua bella palestra.
Perfetto, e dopo aver finito questa parte extra large, perché il video finisce qui, è durato tipo 40 minuti, quindi direi che basta e avanza, però d'altronde ci serviva tempo per affrontare quel dungeon abbastanza lungo e per battere tutti quegli allenatori. Ora possiamo andare al Seven Grapefruit. Eccoci qui, l'isola Seven Grapefruit, ma questa la esploreremo nel prossimo episodio perché questo finisce qui. Io vi ringrazio per aver seguito questo video e vi ricordo di mettere un mi piace al video se avete gradito appunto questa parte, di commentare facendomi sapere cosa ne pensate e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!